Un dialogo costante e aperto con l'avvocatura turca è stato al centro del forum organizzato a Trani sulla Carta Universale dei Diritti Umani dall'Associazione Le Avvocate Italiane. Il servizio è di Francesco Rossi. Negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, noi abbiamo assistito a un susseguirsi di fatti che si sono verificati nel mondo, a cominciare dalla guerra in Ucraina, per finire ai disordini in Iran, o addirittura a quello che sta accadendo in questo momento in Cina per via del Covid. Nei quali i diritti umani più elementari, come il diritto alla libertà, vengono drammaticamente compressi. La vicenda di Mahsa Amini è stata la goccia rispetto a una situazione che permane, ma accade in Iran come accade anche nei paesi cosiddetti civilizzati. E allora il punto di domanda che le avvocate italiane si sono poste è se poi nel concreto la Carta sui diritti umani sia davvero uno strumento teso a evitare o comunque a ridurre situazioni di questo tipo, o non sia appunto puramente una carta. E nasce da un rapporto personale fra me e le colleghe turche. Negli anni abbiamo stretto questo legame che è di amicizia e anche di rapporto professionale. Sono stata loro ospite all'università per una serie di convegni, per esempio sul tema dell'immigrazione, perché la Turchia ha il nostro stesso problema, però via terra, ed erano molto curiosi di conoscere le nostre normative.